Sono Manduria, in Puglia. Oggi è il 25 di aprile. Sono arrivato quasi alla fine dell'ultimo libro di Ken Follett, Le armi della luce. E quello che veramente mi colpisce riflettendo è che da sempre l'uomo è per certi versi uguale. Le classi dominanti hanno sempre fatto le regole, le leggi per autoconservarsi, per mantenere i loro privilegi, per guadagnare di più, per non perdere il ruolo, il potere che hanno. E sempre le persone meno abbienti, i poveri, sono stati quelli che si trovano a essere in balia degli umori, dei bisogni, delle esigenze delle classi dominanti. E questa è un'amara riflessione, perché anche ieri che si è chiuso la sessione ultima del Parlamento europeo, sono state approvati delle leggi, dei regolamenti sugli imballaggi, sull'agricoltura, e guarda caso tutto in funzione non di quello che è il reale benessere collettivo, ma di quelli che sono gli interessi più forti, di quelli che hanno la possibilità di automantenere i loro privilegi. E pensavo a una battuta che mi ha fatto una persona questa mattina, dicendomi: guarda, tu hai un pezzettino di vegro, vegro vuol dire terreno incolto, e non lo puoi coltivare, perché la legge dice che quello che è vegro, quello che qualcuno ha stabilito essere vegro, non possa essere coltivato. Immaginatevi se questa è libertà. Immaginatevi se questa è libertà oggi che facciamo i cortei, facciamo i proclami in televisione della festa della libertà del 25 aprile. Anche questo, le classi dominanti, in questo caso siamo condizionati dagli americani, ci fanno festeggiare e credere per una libertà che poi in definitiva, a guardare bene, non abbiamo.